Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i nuovi casi schizzano a 4.458 con 128.000 tamponi, altri 22 malati deceduti, la Campania oltre 700 positivi, la Lombardia ne fa segnare 683, altre 10 regioni con oltre 100 nuovi casi e sale il rapporto tra testati e positivi. Aumentano anche i ricoveri e terapie intensive che fanno rispettivamente segnare un più 143 e un più 21. Tra lunedì e giovedì sono stati scoperti 13.069 positivi. Negli stessi giorni della scorsa settimana furono 7.539. Lazio in affanno sui tempi dei tamponi e c'è l'imbuto contact tracing. Per ogni studente positivo almeno 100 contatti, la media è 30. In regione si fanno circa 14.000 test al giorno, ma le ASL fanno fatica a gestire la mole di lavoro. Così nei drive-in per il test si accumulano file anche di 10 ore. Un problema quindi che riguarda pure i genitori degli studenti, costretti a provvedere in autonomia all'esame dei figli su prescrizione medica. Il segretario romano del FIMG, Bartoletti, dice che sono falle importanti nel protocollo scolastico, vanno fatti test rapidi sul posto. Recovery Fund, il Parlamento europeo chiede al Consiglio più risorse, stoppa i negoziati, la Germania ha detto che da loro ostruzionismo deplorevole. In mattinata il Presidente della Commissione bilanci all'Eurocamera si è detto deluso dalla proposta di compromesso inviata dalla Presidenza di turno tedesco del Consiglio. Immediata la replica della Germania, che ha accusato gli europarlamentari di ostacolare le trattative sul bilancio europeo 2020-2027 e sul piano Next Generation europeo, mettendo a rischio i fondi pensati per l'emergenza Covid. Poi c'è stata la rottura del Parlamento, che dicono i colloqui si sono interrotti, tutto rinviato al vertice tra i capi di Stato previsto per il 15 e 16 ottobre. Mali, liberato i due ostaggi italiani, padre Macalli e Nicola Chiacchio, erano stati rapiti nel 2018. Il religioso veramente era stato sequestrato nel 2018 e Chiacchio invece è stato rapito alcuni anni fa, probabilmente in Mali, mentre viaggiava come turista. Liberata insieme a loro anche la cooperativa francese, la cooperante francese Sophie Petronin, che è l'ex ministro maliano Soumaila Cissé. Harris contro Pence nel dibattito tra vice e scontro sul Covid. La senatrice Dem attacca, dice avete mentito. Il numero due di Trump invece nega. Almeno due volte Pence ha provato a interrompere Harris, ma lei ha puntigliosamente replicato: signor vicepresidente, sto parlando. In generale il dibattito è parso andare ancora una volta nel senso desiderato dai democratici. Intanto l'attuale presidente, chiuso alla Casa Bianca, ha twittato in modo compulsivo nel disperato tentativo di una narrazione più favorevole che salvi la sua campagna elettorale. Coronavirus in Gran Bretagna, oltre 17.000 casi in 24 ore, 18.000 in Francia, altre 4 città in massima allerta. La Spagna ha oltre 12.000 contagiati, a Berlino non si registrava un numero così alto dall'11 aprile, quando il paese era in pieno lockdown. Le vacanze scolastiche autunnali sono a rischio, record di casi anche in Portogallo e Croazia. All'Italia, insomma, ci sono i nomi nuovi del nuovo CDA. Dopo il veto anche i renziani ottengono una poltrona. Si sblocca la situazione dopo che Italia Viva ha preteso di indicare un nome, provocando l'allargamento del Consiglio da 7 a 9 membri. L'ex Premier punta su Simonetta Giordani, che è già dirigente Autostrade. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, crescita positivi in Campania, 757 i positivi, quindi continuano a crescere i dati dei contagiati in Campania, con questo nuovo record, che pure si sono numeri questi che non si sono mai visti nei giorni neri del lockdown. Coronavirus, crescita positivi in Campania, come dicevamo.
Quindi ci sarebbero nuove foto a sostegno della tesi che Diego Cinque non si sarebbe suicidato in carcere, bensì sarebbe stato ucciso. Ad annunciarlo il fratello Christian, che da 2 anni si batte per scoprire la verità su quanto accaduto. Il giovane, 21 anni, è stato trovato morto il 16 ottobre 2018, impiccato nel bagno della sua cella nel penitenziario di Poggio Reale, dove era entrato per il reato di rapina. Il grande cuore di 2 quindicenni raccolgono autografi per donare fondi ai bimbi del Pausillipon. Sono 2 giovanissimi musicisti, Pasquale e Marco, uno di Napoli, l'altro di Torino, 15 anni, a dare uno splendido insegnamento al mondo degli adulti, una storia di amicizia quindi e di solidarietà. I 2 ragazzi hanno raccontato la loro iniziativa scrivendo a Napoli Today. Tutto nasce in estate quando Pasquale contatta alcuni artisti e mostra il progetto. Gianna Nannini e il grande chitarrista dei Genesis Steve Acht rispondono immediatamente e spediscono i propri autografi. Ma in cosa consiste veramente il progetto che i 2 hanno elaborato e insomma che ha riscosso tanto successo? Dice uno dei ragazzi: ogni autografo sarà messo all'asta, se lo spiegano appunto, come diciamo ai ragazzi, tramite un sito. Dopo aver venduto tutti gli autografi, il ricavato sarà donato all'ospedale Pausillipon di Napoli per aiutare la ricerca dei tumori infantili. Abbiamo scelto l'ospedale Pausillipon perché sappiamo che ci sono molti bambini e ragazzi con queste brutte patologie e noi che abbiamo 15 anni vorremmo aiutarli. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Disastro del Vajont. 57 anni fa ci furono 1917 vittime tra Longarone, Erto e Casso. Il 9 ottobre 1963 alle 22.39 dalle pendici settentrionali del Monte Toc si staccò una frana che crollò sul bacino artificiale sottostante e quindi adesso ci ricorre il 57esimo anniversario della tragedia del Vajont. Coronavirus, 102 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, rimangono 6 pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1041, rimangono 6 pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati totali in altri reparti, tra cui si registra però un nuovo ricovero in malattie infettive a Udine. Nessun nuovo decesso è stato registrato. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Scontro tra auto e bici, ciclista in ospedale. Un incidente intorno alle 16 in località Case Sparse lungo l'ex provinciale 81 a Terzo di Aquileia. Dicevamo, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna di 60 anni è stata investita da una vettura mentre si trovava in sella alla sua bici. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare soccorso. Spacciavano droga madre e figlio in manette. I carabinieri di Udine hanno scoperto che i 2 avevano in casa a Fagagna cocaina e marijuana. Una donna di 44 anni di Fagagna e il figlio convivente, poco più che ventenne, sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Udine. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.